Siamo nel locale caldaia, questo è un bollitore da 500 litri di acqua sanitaria e ho l'esigenza di dover leggere da casa la temperatura perché nella mezza stagione devo capire se ho abbastanza acqua calda per farci la doccia. Questo è collegato all'impianto solare termico, al termocamino e alla caldaia pellet. Quindi io nelle giornate nuvolose, quando non ho il sole, devo capire che temperatura ho per sapere se devo accendere il camino o no, o la caldaia ovviamente. Potrei scendere le scale e dargli un'occhiata ovviamente, ma dal momento che voglio rendere un po' più smart questa mia casa, ho intenzione di montare un termometro digitale wifi. Eccolo qui, che ho già iniziato a installare. Quindi in questo video vediamo l'installazione del termometro digitale Wi-Fi Tuya, vediamo un po' i semplici collegamenti della sonda NTC, della corrente e vi faccio vedere l'installazione sul cellulare. Ci vediamo dopo la sigla. Bentornati a tutti, sono Luigi del canale Un Orso in Campagna. Allora, come vedete nella prima parte del video, voglio rendere smart questo termometro. Questo mi indica la temperatura dell'acqua sanitaria, sono 500 litri, come vi dicevo sono collegati al solare termico e ovviamente quando c'è il sole non ho alcun problema. Ma nella mezza stagione, cioè in questo periodo, nelle giornate non soleggiate, quindi coperte, io non so che temperatura ho. Come vi dicevo, potrei scendere una rampa di scale e guardarlo, però a volte penso alla comodità che potrei avere di vederlo sul cellulare. Vi faccio vedere una cosa. Questo sensore qui di temperatura è sì un termometro che piazzerò qui sotto, ma è anche un termometro wifi, cioè io dal cellulare riesco a vedere la temperatura del mio bollitore. Da lì poi ovviamente posso decidere se accendere il termocamino, qualche ciocco di legno per scaldare questi 500 litri, o se venir giù poi accendere la caldaia. Questo discorso ovviamente non ha senso di esistere nella stagione invernale dove c'è sempre la caldaia accesa o il termocamino e ovviamente nella stagione estiva dove abbiamo calore in avanzo. Nella mezza stagione, come vi dicevo, ho questa esigenza. È un po' che ci pensavo, quindi volevo fare questo lavoro qui. Allora, l'ho acquistato su AliExpress, lo trovate anche su Amazon, vi lascio il link in descrizione, costa una ventina di euro. L'installazione è molto semplice e la vediamo insieme. La confezione ha le istruzioni in inglese, ma è veramente elementare. Allora, dovete essere coperti ovviamente da una rete wifi, quella vostra di casa, il cellulare deve essere collegato al wifi di casa. Qui nella confezione avrete la sonda NTC, che adesso vi faccio vedere come l'ho installata senza dover toccare nulla, non ho voluto smontare niente di questo bollitore, e ovviamente l'alimentazione va sulla 220 ovviamente, e la sonda va installata in quest'altro foro. Sul retro abbiamo due pulsanti, sono molto piccoli. Ve lo dico perché se non ci fate attenzione non li vedete. Uno è on off, quindi ci arrivate con uno spillo, dovete metterlo su on, e l'altro è pair, serve per configurare e per aggiungerlo alla rete. Allora, prima di fare questa operazione vi dovete scaricare sul cellulare l'applicazione Tuya Smart. Una volta scaricato ovviamente fate il login, vi registrate con la vostra email, è roba di veramente 10 secondi. A quel punto, quando siete sotto la copertura wifi, avete scaricato il programma, c'è in alto a destra, vi faccio vedere, l'icona di aggiungere un dispositivo. Dobbiamo aggiungere questo. Per aggiungere questo, il secondo pulsante è Pair, come vi dicevo prima, dovete tenerlo premuto per 3 secondi. Una volta che lui è stato premuto, l'applicazione trova questo dispositivo qui, lo aggiungete. Ecco, questa è la temperatura, vedete, in ogni parte del mondo noi possiamo vedere la temperatura che rileva in questo istante. L'operazione di registrazione sull'applicazione e di configurazione dura forse 3 minuti, non di più. Non ci sono intoppi, l'applicazione in italiano lavora molto bene. Per collegarlo, in questo caso, al bollitore, sono compresi nella confezione un biadesivo 3M, questa di qualità, e due piccole calamitine adesive. Vi faccio vedere adesso come ho collegato la sonda, giusto per darvi un'idea, poi ognuno fa come vuole e io ho preferito fare in questo modo perché avevo bisogno di non aprire e di non scollegare nulla, quindi volevo tenere il suo termometro originale, non ho altri posti per mettere la sonda e quindi mi sono un po' aggiustato con questa soluzione che vi faccio vedere. Vedete, ho questo collegamento, un'assa, ma ho semplicemente svitato leggermente il dado da 13, ho appoggiato la sonda, questa è soltanto appoggiata, lei tocca sulla struttura metallica che ovviamente
ha la stessa temperatura dell'acqua, basta, finito. Come avete visto, con 20-25 euro abbiamo fatto un lavoro, dai, più che discreto. Avevo questa esigenza, si può vivere bene anche senza, però io avevo questa esigenza, volevo vedere la temperatura nella mezza stagione per decidere se accendere o meno il camino. Non era un problema ovviamente vitale, ma volevo fare questa operazione, volevo vedere un po' come funzionava, volevo vedere se riuscivo a rendere più smart questo mio bollitore. Ci sono riuscito con 10 minuti di lavoro. Magari vi può venire utile anche voi come idea, questo potete metterlo ovunque, sulla caldaia per vedere se si accende o meno, se non avete un riscontro, ovunque vi possa servire una lettura a distanza della temperatura. Bene, è tutto per questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale, vi lascio il link in descrizione sia di AliExpress che di Amazon, poi voi lo prendete dove volete, ce ne sono vari modelli, voi scegliete voi quello che vi fa più comodo. Vi auguro una buona giornata.